Siete d'accordo con queste nuove misure previste nel decreto e con questa nuova modalità? La modalità ci piace perché è una modalità innanzitutto preventiva, non stiamo dicendo alla gente, il governo non dice più alla gente cosa si deve fare dalla sera al mattino. Mi piace nel coinvolgimento delle regioni perché comunque già ieri noi avevamo la copia del decreto, soprattutto lunedì mattina l'abbiamo potuta vedere già direttamente col ministro Gelmini, e quindi non siamo solo più un organismo che viene sentito come accadeva prima, ma la conferenza delle regioni è un organismo che viene anche ascoltato, cioè che può fare le proprie istanze e fare le proprie segnalazioni come io credo sia giusto. Quindi si lavora insieme, si deve lavorare insieme, perché abbiamo ormai imparato in questo anno che questo non è nel momento delle polemiche, nel momento dei distinguo, è il momento di lavorare uniti e di andare avanti. Ma in Piemonte come nel resto d'Italia e nel resto d'Europa, naturalmente siamo di fronte a dati che monitoriamo ormai da settimane, per cui il sistema sanitario si è preparato, si è predisposto, oggi però bisogna anche saper assumere le decisioni di contenimento che si rendono necessarie. I numeri del pre-report, come sapete, ci arriveranno poi questa sera. I valori sia sulle terapie intensive che sulle terapie ordinarie sono ancora sotto soglia, pur registrando però un incremento. Quindi diciamo che nonostante non si siano ancora accese le spie dell'allarme, abbiamo però una situazione che ci dice che quotidianamente le cose stanno peggiorando, e quindi, così come abbiamo già iniziato a fare con le zone rosse e faremo ancora nei prossimi giorni, dobbiamo essere pronti a intervenire chirurgicamente laddove è necessario. Preoccupa il fatto che la variante inglese è una novità rispetto al passato, adesso si parla anche di altre varianti che però in Piemonte sono meno presenti, così come sono meno presenti in Italia. Però ormai, come abbiamo certificato insieme all'Istituto Superiore di Sanità, metà dei casi in Piemonte sono da variante inglese. Una variante che sicuramente corre di più, una variante che è più veloce, che quindi ti chiede di anticipare di più le misure che invece avresti adottato con un'altra tempistica, parlando di Covid normale, tradizionale, così potremmo definirlo. Io ho commissionato per questo motivo un controllo quotidiano. Noi abbiamo, oltre al monitoraggio settimanale del Ministero, un monitoraggio che avviene ogni giorno, e ogni due giorni noi facciamo il punto della situazione, pronti a intervenire anche con ordinanze o misure di carattere regionale. Tant'è che le zone rosse nella Valle Vigezzo, così come le zone rosse predisposte in una parte della provincia di Cuneo e di Torino ieri, sono l'applicazione e l'attuazione del monitoraggio regionale, che naturalmente informa poi tutti i giorni il Ministero della Salute e che ci permette di intervenire chirurgicamente, ma soprattutto senza aspettare il governo, perché il governo interviene settimana per settimana, ma soprattutto interviene su dati vecchi di una settimana, e noi non possiamo aspettare neanche un'ora. Quando serve intervenire, è necessario intervenire subito.